Siamo qui sul lungomare di Ponente, dove un paio di giorni fa due ragazze sono state aggredite qui sulla spiaggia. Quello che siamo qui oggi è l'ennesima manifestazione per un mare libero, per un mare per tutti. Facendo pagare l'ingresso a bambini, ai nostri fratelli, ai nostri figli che vanno a trovare gli amici al mare, continuando a cementificare sulla sabbia in barba a tutte le norme edilizie e soprattutto non curandosi di uno dei beni più preziosi che dovremmo invece difendere, l'ambiente. Da parte mia quello che chiedo, oltre a denunciare questo ennesimo abuso del diritto da parte dei concessionari degli stabilimenti, è la trasformazione di questo posto, che tra l'altro è considerato storico. Guardate la situazione di questo stabilimento, è il vincolo storico. Chiedo la trasformazione di questo stabilimento in spiaggia libera con servizi. Quindi, oggi siamo qui per dimostrare che la spiaggia è di tutti, non di pochi, non delle lobby. Vi chiedo quindi di intervenire, esprimere le vostre idee, vi chiedo anche di ballare e cantare, perché è importante farlo qui, perché questo veramente è lo spazio di tutti e ci facciamo quello che vogliamo. Grazie ancora. Devo fare 50 concessioni su 66, sono scadute. Quindi personalmente ritengo che anche i giovani, voi giovani avete il sacrosanto diritto di poter tentare di gestire una cosa pubblica, perché è pubblica, non è privata. Io quello che fa capire che il gesto, questo gesto così brutto, così violento, oltre ad essere stato fatto a delle ragazze, a delle giovanissime ragazze, è stato fatto a tutti noi, a tutte noi. È un gesto che non possiamo accettare, perché che cosa stavano facendo queste ragazze? Cioè, stavano passeggiando. Questo significa violare la libertà, e noi non possiamo accettare che le nostre libertà vengano calpestate così, con un gesto così forte, così violento. Non si può stare zitte. Quindi oggi, oltre che ringraziare voi, ringrazio soprattutto anche Francesca e Giulia e tutte le altre ragazze che non sono state indifferenti rispetto a quello che è una violenza sistemica, di sistema, che avviene e non è la prima volta che è avvenuta.